Siamo qui nella sede del Partito Democratico per sottolineare quattro cose in vista del Consiglio Comunale in cui si discuterà e voterà la mozione di sfiducia al sindaco Cassani. Primo, la mozione di sfiducia ha avuto un valore politico e ha raggiunto già degli obiettivi politici molto importanti. Al netto del sindaco, la maggioranza prima della mozione era composta da 15 consiglieri e 9 erano quelli di opposizione. Oggi il rapporto, escluso sempre il sindaco, è 12 pari. È stato un terremoto politico, mettere un limite e un momento di decisione ha portato a una chiarezza politica sul fatto che non vi sia più una maggioranza. Due, questa maggioranza si regge sulla scelta di un consigliere di Forza Italia che è passato a Fratelli d'Italia e che è il consigliere Russo, che è il vero e proprio ago di bilancio di questa maggioranza. Tre, ci auguriamo che il sindaco abbia il buon gusto, come già ha fatto correttamente il 29 di maggio quando si votava un'altra mozione, di astenersi sulla sua mozione, perché votare se stesso è un po' imbarazzante e ridicolo, e ci augureremo almeno di non vedere una scena di questo tipo lunedì. Quattro, se, come io ritengo probabile, ma vorrei essere sorpreso dalla coscienza dei consiglieri comunali, non venisse votata la sfiducia, perché il 12 pari produrrebbe una non maggioranza ma anche una non sfiducia, il Partito Democratico e tutte le altre forze che hanno firmato la mozione di sfiducia monitoreranno puntualmente con question time tutti gli atti di questa amministrazione per verificare la correttezza di tutto quello che è avvenuto e avviene e avverrà nei prossimi mesi.